Ecco, dicevo che ringraziamo il professor Altini che ci ha dato un altro sfondo importante per collocare questa ricerca, perché l'ha vista all'interno di un più ampio dibattito filosofico e culturale che riguarda il moderno e il postmoderno. E questo libro, se, per chi ce l'ha tra le mani o per chi lo prenderà, è diviso in due parti, quasi potremmo dire che sono due libri. E appunto affrontano, devo dire, le due sfere che qui sono state presentate dai due relatori. Quindi credo che una focalizzazione abbastanza efficace dai due interventi è venuta fuori. Io personalmente ho, se appunto dico una parola come rosminista, come studioso di Rosmini, mi ritrovo in quest'asse che Bellelli propone, dell'attualità di Rosmini. Ecco, molto spesso Rosmini è stato visto e ancora, come dire, nel nostro più generale mondo culturale e nel dibattito intellettuale, a cominciare dal fatto che è quasi sparito dall'insegnamento della filosofia nei licei. Insomma, Rosmini, comunemente i nostri studenti, anche all'università, se tu dici Rosmini, è come Galluppi. Oppure come D'Azeglio, come Cantù, questi personaggi dell'Ottocento che sono stati importanti magari nel Risorgimento, ma insomma, poca roba. E in realtà non è così, non è così. E io penso che oggi nella discussione, sia sul piano filosofico, teologico e anche su altri che ora qui non affrontiamo, il pensiero di Rosmini, che è un grande classico della filosofia europea, abbia molto da dire. Nel particolare poi ambito cattolico, la recente beatificazione non è una beatificazione qualsiasi. Beatificare un personaggio come Rosmini, che se scendete giù vedete tutte le opere che ha scritto, beh, è quasi indicare un dottore della Chiesa contemporaneo. E quindi anche questo qualcosa vorrà pur dire. Nello specifico poi condivido della linea di lettura che Bellelli propone, la centralità dell'essere morale nella visione rosminiana, e poi mi sembra molto interessante questa. Voi avete sentito il primo intervento ha parlato degli affetti, il secondo intervento ha parlato della sensibilità. Tra affetti e sensibilità c'è il tema rosminiano del sentimento, che è molto complicato perché si può affrontare dal punto di vista del sentimento fondamentale corporeo, che è uno degli approcci più noti di Rosmini, ma Bellelli lo allarga molto e si slancia su opere molto complicate come la psicologia, che non sono nemmeno molto battute dagli studiosi di Rosmini, proprio perché sono complicate, anche da un punto di vista semplicemente storico. Rosmini aveva una cultura medica strepitosa, che è evidente soprattutto nella psicologia. Ecco, a me pare che quest'ambito possa effettivamente essere una pista utile e originale di riflessione nell'attualità della discussione filosofica e teologica. Prima di dare la parola all'autore, però, io darei qui la parola al generale dei Rosminiani, cioè Rosmini nella storia della Chiesa è importante anche per aver fondato una congregazione che è l'Istituto della Carità, al quale tutti noi siamo molto legati, chi ha studiato Rosmini deve molto ai padri Rosminiani. E siamo molto contenti che stasera sia qui il superiore generale dell'Istituto della Carità, quindi lo pregherei di dirci una parola, anche solo di saluto, come crede. Grazie. Sì, allora ringrazio di questo invito, confermo l'interesse della Biblioteca di Cappuccini per gli studi rosminiani, perché quando ero direttore di Caritas mi arrivava qualche volta la richiesta di dire: manca questo, non è arrivato. Oh, che bravi, pensavo questi cappuccini. E invece, ecco, c'è un gruppo anche di laici. Ho lasciato, lo dico proprio per voi, ho lasciato il consiglio generalizio libero un pomeriggio per venire, ma penso che ne valeva la pena, e loro sono anche contenti di respirare un pomeriggio, per vedere questo interesse per Rosmini. E sul tema degli affetti, ricordo una delle pochissime poesie di Rosmini, intitolata Affetti spirituali, che
che è una specie di Laudato Si, mi Signore di San Francesco, solo che a lodare Dio non ci sono l'acqua, il fuoco, eccetera, ma ci sono 40 componenti della persona: parlare, pensare, amare, vivere, morire, consacrarsi. 40 verbi e soltanto la parola Dio. O quanto è dolce il conversar con Dio, parlar di Dio, sol soddisfare a Dio, e avanti, per Dio lasciar tutto, li gusti anche di Dio. Alla fine, che gaudio e che dolcezza. È una poesia, diciamo, mistica, di grandissimo valore, che è stata così composta. Il mio saluto è brevissimo, e volevo, perché la provvidenza così mi ha messo in mano questo pensiero di Rosmini, che mi pare azzeccato, però per l'attualità di Rosmini ho letto una breve biografia del cardinale João brasiliano, va bene, che è il prefetto della Congregazione della Vita Consacrata. È uscito un libretto bellissimo, un'autobiografia, e lui ha fatto il dottorato a Roma con Piero Coda sulla teologia della liberazione, che era sempre concepita in due, i poveri e i ricchi, no? Gli hanno detto: su, fai questo dottorato. Lui ha detto: no, al centro mettiamo Cristo e poi il resto si aggiusta, in una forma triniforme e non bipolare, come io non l'ho letta, ma nella pagina dove lui parla di questo superamento, e l'hanno poi approvato, e ho detto: ma qui siamo di nuovo a Rosmini. Comunque, per essere breve, e ringrazio il professor De Giorgi, mi sono trovato un pensierino che avevo trascritto di Rosmini, e quindi lo leggo e finisco così. Si parlava di sentimento, adesso. Se un divino sentimento, un sentimento onde sentiamo operare in noi qualche cosa di ineffabile, di supremo, di infinito, è quello che comincia a farci percepire Dio, converrà che anche questo sentimento sia uno nella sua essenza e trino nei suoi modi. Esso può essere sentimento di una forza, e di una forza onnipossente che opera in noi, sentimento di una verità, ma di una verità sussistente che brilla vivamente nel nostro intendimento, sentimento finalmente di un amore che si diffonde e cattiva con la dolcezza di un gaudio ineffabile la nostra volontà. Queste sono le tre forme o modi in cui si appalesa in noi il sentimento soprannaturale e deifico. Penso che con i termini che avete prima sentito si abbina abbastanza bene, comprensibile anche. Quindi ringrazio ancora Don Fernando, tutti voi, e auguro anch'io a professor De Giorgi buon lavoro per Rovereto, per lo sminianesimo nel Trentino e non solo, e l'avevo conosciuto a Stresa, e per questo anche sono venuto, non faccio torto a Don Bellelli, per complimentarmi, e quindi ringrazio anche di questo invito. Grazie.